Ciao a tutti amici, innanzitutto iscrivetevi al mio canale, schiacciate la notifica, la campanella, insomma per essere avvisati quando c'è un contenuto nuovo e poi via con le domande, ne avete mandate un po' troppe, cerco di accontentare tutti. Parto da Marco Giando 79, tifoso della Roma, che è un frequentatore del bar di Guerre Stellari di Fiorello, quello che fa Gasman, per intendersi che chiede, Mourinho e i Friedkin, matrimonio al capolinea? Secondo me sì, anzi... Non solo secondo me, credo che sia un matrimonio assolutamente al capolinea. A questo proposito, Marco Piccinni chiede, Allegri resterà alla Juventus? Secondo me no. Io vedo un addio sia di Mourinho alla Roma, sia di Allegri alla Juventus. Per Allegri qual è il motivo? Beh, è facile da intuire. Non puoi restare in un ambiente che evidentemente è stato a lungo ostile. Credo che l'intenzione sia di chiudere, come dire, in bellezza, cioè con il miglior risultato possibile, e poi salutare ognuno per la propria strada. Gabriele Bergonti, quanto manca Paolo Maldini al Milan? Manca tanto una figura come Maldini, secondo me molto importante anche Massara. Manca un punto di riferimento, poi siccome qualcuno chiede di Ibrahimovic, io dico sì ragazzi, però non illudetevi che con Ibrahimovic cambia tutta la situazione. E qui iniziano i messaggi dei milanisti. Curio 009, cosa deve succedere ancora al Milan per chiudere il capitolo Pioli? Salvo Califano, a parer suo Pioli ha ancora possibilità di invertire la tendenza? Capitolo Pioli si chiuderà inevitabilmente, credo, come qualsiasi storia che dura più di due o tre anni. Però se la domanda è se Pioli può invertire la tendenza, può farlo, mi sembra che stia andando un pochino, quando una squadra perde l'entusiasmo, i punti di riferimento e la convinzione, l'autostima in se stessa, poi è difficile invertire la stagione. In questo mi sembra che Pioli abbia qualche problema. Poi il grande problema sono gli infortuni, naturalmente, che mandano fuori di testa tutti, lo staff tecnico, l'allenatore, lo staff medico. Gli infortuni ti mandano fuori di testa perché non capisci mai fino in fondo quali sono le cause. E allora che significa andare fuori di testa, che è un modo gergale, simpatico, giovane, diciamo così, per parlare e non va presa alla lettera. Che Musa gioca una partita splendida contro il Paris Saint-Germain da centrocampista, spesso anche centrale in alternativa a Loftus-Cheek, e poi la partita con il Lecce entra nel secondo tempo al posto di Calabria con Florenzi che invece è in panchina. Io quella mossa lì Pioli l'ha giustificata, ma non la capirò mai. Poi Pelatia 2 dice Lukaku di adesso o Abraham 21-22? Abraham fortissimo 21-22, ma Lukaku di adesso. Don Melo 20 chiede, ma il Girona senza giocatori di spicco, salvo qualche veterano, sta facendo un miracolo sportivo? Sì, complimenti, sta facendo, e sta passando un po' in secondo piano, il Girona in Spagna, quello che fece il Leicester qualche anno fa in Inghilterra. Al Marco 1989, che vogliamo dire di Allegri? Tanti lo denigrano e offendono, tu no, ma alla fine ha sempre ragione lui. Io credo che Allegri sia un ottimo allenatore, lo dicevo quando tutti dicevano il contrario. Poi credo che stia facendo il massimo con la squadra che ha a disposizione. Credo che questa Juventus non possa fare di più, né come gioco né come risultati. Come gioco al completo può fare qualcosa di più. Per completo intendo quando ci sono comunque giocatori che hanno più confidenza sia con gli schemi sia con la di tecnica, con più confidenza tecnica, più bravura tecnica, tipo Danilo, tipo Rabiot, tipo Chiesa al meglio e tipo Vlahovic al meglio, anche se poi dei quattro attaccanti il più volenteroso è Kane, il più tecnico è Milik, il più talentuoso è Chiesa e Vlahovic il più finalizzatore, quindi è anche difficile fare esattamente una classifica. Poi Luca Palumbo 85, perché tutti pensano che sia interista? Perché ho lavorato all'Inter per 6 anni e mezzo, sono stato capo dell'ufficio stampa dal 1994 al gennaio del 2001 e quindi tutti pensano che sia interista, no? In realtà io nasco tifoso della Roma, però sono stati anni molto belli e in quegli anni lì è ovvio che soffrivo e godevo, in quegli anni più soffrivo che godevo come tutti i tifosi. Magari in settimana faccio un Sandro con tutti rievocando il famoso Juve-Inter del
il campionato 97-98. Pari di 83. Cosa ne pensa il centrocampo della Juve? Molti guru sostengono che sia forte, ma qui non si gioca su è forte o non è forte. È chiaro che è forte, è una squadra di Serie A che è seconda in classifica, anche i centrocampisti sono forti. Qui il vero punto di discussione è più forte il centrocampo dell'Inter o più forte il centrocampo della Juventus? Signore, non c'è paragone. Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Di Marco, al confronto di McKennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic, sono meglio 5 dell'Inter. Io vedo 2 juventini e 9 interisti. I due juventini sono Bremer e Szczęsny. Quindi la formazione ideale è Szczęsny, Pavard, Bremer, Bastoni, i 5 centrocampisti dell'Inter e Lautaro e Thuram lì davanti. Molti dicono ma Vlahovic, allora facciamo un gioco, dite a Inzaghi che il 26 novembre va a giocare a Torino con Vlahovic al posto di Lautaro, e dice un gioco, è un paradosso, sì, ma dite così e guardate se non vi manda a quel paese. Siamo davvero sicuri sia tutta colpa di Garcia? Qui passiamo all'argomento Napoli, chiede Chris Redfield 7. Io vedo giocatori spenti e svogliati, non è tutta colpa di Garcia, ma paga l'allenatore, è evidente. A questo proposito, Amarino 1982, l'unico che può salvare il Napoli in questo momento è Antonio Conte. Antonio Conte ha rifiutato il Napoli. Antonio Conte aspetta la Juventus se, come penso, Allegri andrà via. Questa è la situazione. Mattia Contena, ciao Sandro, ma non è che Garcia sta facendo una stagione normale, quella anomala era quella scorsa. Caro Mattia, l'anomalia per lo scudetto per il Napoli è un'anomalia, altrimenti non sarebbero passati più di 30 anni dalla vittoria dell'ultimo scudetto. Però c'è modo e modo anche per un'anomalia. Ecco, mi sembra che il Napoli abbia un po' esagerato in negativo e anche Garcia, perché d'accordo che non è l'unico colpevole, d'accordo che la responsabilità è in gran parte del presidente, che si è liberato con sciocca superficialità, secondo me, di Spalletti, però anche Garcia ha commesso degli errori incredibili. Il primo errore è non essere riuscito comunque a conquistare minimamente lo spogliatoio, minimamente proprio. Questo mi sembra da lontano almeno l'impressione. Poi mi chiede David Eghisa, quanti gol può arrivare Lautaro Martinez in questa stagione? Dunque, facciamo 40 gol tra campionato, Champions League e Coppa Italia, 40 gol per Lautaro Martinez. Emanuele D'Amico, la Roma tornerà a vincere uno scudetto, grande Sandro? Penso di sì, tornerà, quando però non lo so. Di sicuro gli investimenti di quest'anno, i Fredican hanno investito tanto, sì, ma non sono investimenti comunque da scudetto. Cioè Mourinho, il tanto criticato oppure osannato, più divisivo di Mourinho non ce n'è, ha comunque una squadra che non è da scudetto, è una squadra che il vero traguardo può essere arrivare nelle prime quattro. Secondo me al completo ce la può fare, se ogni domenica però ti mancano Lukaku, Dybala, Renato Sanchez, Pellegrini, Smalling, è chiaro che è una squadra che non ha le potenzialità per arrivare nelle prime quattro. Poi Vincip 22, Juve oppure Inter? Scontro diretto lo può vincere anche la Juve, il campionato l'Inter è nettamente favorita, ma nettamente più forte. Matteo.Sciarca, qual è stata la prima partita che hai visto allo stadio e in che anno era? Allora ragazzi, questa è una partita, era il 1970 o 71, la partita era Roma-Napoli, 1-0 per la Roma, gol di Scaratti su punizione, tribuna Tevere non numerata, vicino l'angolo vicino alla curva sud. L'immagine di tutti dei bambini, quando sali tutte le scale e entri in uno stadio, bellissimo. Erano altri tempi però, si andava allo stadio anche 2 o 3 ore prima, col panino, la rosetta a Roma, c'era la rosetta con la mortadella, capito, il panino preparato, e uno di quei ricordi che nessuno, chi la prima volta allo stadio se lo ricordano tutti proprio, e io quella lì mi ricordo, però mi ricordo se era il 1970 o il 71, controllate per favore, Roma-Napoli 1-0, gol di Eugenio Scaratti, aveva il numero 2 della Roma su punizione,
tra l'altro è scomparso da qualche anno, Scaratti, e questo giocatore, e controllate se era il 1970 o il 71. Poi Vince 839, ma quanto è cresciuto Çalhanoğlu, forti come lui in quel ruolo pochi, pochissimi, altro che pochissimi, è tra i più bravi d'Europa, è sicuramente il più bravo del campionato italiano in quel ruolo. Poi ancora un po' di domande. Sebi De Fran, Saba, chi ha fatto peggio, Pioli o Garcia? Garcia, nettamente. Poi De Real, Chiara Moretti, secondo te la Juve può puntare allo scudetto? Sì, può puntare, certo. La Juventus può puntare allo scudetto, ma non... la Juventus vince lo scudetto se lo perde l'Inter. Sono stato chiaro? Michele.Valerio, secondo te uno dei problemi di questo Napoli è la scarsa programmazione post scudetto? Ragazzi, ma caro Michele, è un problema di questo Napoli che De Laurentiis ha sottovalutato l'importanza di Spalletti. Perché quando Spalletti si presenta e gli dice: "Sono presidente, sono stanco", De Laurentiis gli deve rispondere: "Guardi, faccia una cosa, vada in vacanza, si riposi per bene e poi torna. La squadra che facciamo? Condividiamo i progetti. Andiamo avanti, portiamola avanti questa storia". Invece tutto questo non è successo. Nel colloquio, che io non ero ovviamente presente, De Laurentiis, Spalletti si presenta, dice: "Presidente, io sono stanco, prego, si accomodi". Alessandro Mastro Piero, Garcia secondo te dove ha sbagliato, nel senso una squadra perfetta perdente? Garcia ha sbagliato che non ha, l'ho detto prima, non ha conquistato lo spogliatoio e poi è andato in confusione. Erta Glieri, ero a Torino ieri, ho visto una squadra operaia come piace a me, capolavoro di Allegri. Guarda, Erta, a proposito di allenatori sotto pressione, forse dal comportamento di quest'anno di Garcia e di Pioli, per esempio, forse qualcuno onesto dovrebbe anche sottolineare come invece era stato il comportamento di Allegri l'anno scorso, quando di pressioni ne aveva avute tante, eppure era riuscito a pilotare la squadra e la società, diciamo, fuori da tutta quella situazione. Poi Vincenzo Genco, sono un tifoso juventino e ti chiedo: l'Inter ha dei punti deboli? Ti seguo sempre con grande piacere. Grazie, mi fa piacere anche a me. L'Inter punti deboli, guardate, dico una cosa che i tifosi dell'Inter devono fare gli scongiuri: punti deboli all'Inter non ce ne sono, al momento non ce ne sono. Se Thuram è questo ed è questo, l'Inter non ha punti deboli. Se Sommer è questo ed è questo, l'Inter non ha punti deboli. L'unico punto debole è gli infortuni, potrebbero essere, perché l'Inter non ha avuto neanche un infortunio, a parte Cuadrado e Arnautovic, obiettivamente due molto periferici. Se dovessero capitare gli infortuni, l'Inter avrebbe dei problemi. Però non è che io voglio gufare o portare sfortuna, capito? Gli infortuni sono qualcosa che ha un grande percentuale, qualcosa assolutamente imponderabile. Poi, prima della fine, dice: "Ma prova a prendermi", dice, "ma quando è che vai in bicicletta all'abetone?" Ora, domani tolgo il tutore rigido, che comunque insomma l'ho portato per 5 settimane, poi all'abetone facciamo quest'estate, ci riprovo. E infine il mio amico Stefano Sorrentino dice: "Ti manco a pressing?" Sì, Stefano, mi manchi, perché è sempre un piacere vederti e fare le trasmissioni assieme, come facciamo ogni tanto in Coppa Italia. Ciao a tutti! Sabatini contro tutti torna lunedì prossimo, special edition sulla nazionale, vabbè, vediamo, iscrivetevi, attivate la notifica, ciao!